Buonasera. Aspetta che mi siedo. Sì. Settantesimo anniversario del da quando è stata quest'anno il 6 agosto si è ricordato il 70° proprio anniversario del di quando è stata scagliata la bomba su Hiroshima o Hiroshima, non so come si dice, alcuni dicono Hiroshima, altri Hiroshima e Nagasaki. È stato ricordato particolarmente quest'anno, dato la cifra tonda, ma si ricorda ogni anno, che è stata una delle più grandi tragedie mai accadute. Come sapete, per porre fine alla guerra, dal momento che il Giappone non voleva sapere di una presa, l'America ha il presidente Truman, proprio in persona il presidente Truman, ordinato che si scagliasse la bomba nucleare per farla finita. Ci sono stati subito 100.000 morti, sono stati calcolati. E 100.000 morti ci sono stati subito, tra quelli in un giorno, e altri 100.000 si parla di feriti che poi sono morti negli anni, e ancora credo che qualcuno ne risenta di quella giornata. Una leggenda metropolitana voleva che poi chi ha scagliato la bomba si fosse fatto frate e fosse finito in una certosa, addirittura nella certosa di Serra San Bruno, figuriamoci, ma la cosa non è stata mai confermata ed è rimasta una leggenda. Comunque stasera il programma prevede degli interventi che di Caffarelli, di Tonino De Pace, di Natina Loi e Ficarra è assente, non c'è. Io inizierei magari con Caffarelli, Guerra del Pacifico e la conclusione con il nucleare, cioè il quadro per avere tu preferisci concludere. Raccomando naturalmente tempi brevi, dato che siamo purtroppo in età. Avevamo cronometrato sì, no, siamo era il commento alle immagini sì, che ci avrebbero molto aiutato nel descrivere questo discorso. Però la guerra del Pacifico, dovremmo un po' parlare di questa seconda guerra mondiale e del fatto che il Giappone entrerà con un certo ritardo, se possiamo dire così. Il Giappone, allora, quale motivazione aveva il Giappone per essere contrario agli Stati Uniti? Il Giappone sostanzialmente, avendo una propensione, come dire, imperialista che già negli anni 30 aveva invaso la Manciuria, quindi era finito in Cina, nel 37 molti ricordano lo stupro di Nanchino, che era l'antica capitale cinese, e così via. Quindi il Giappone si allargava sempre più ed entrava in contrasto con gli interessi degli Stati Uniti, che evidentemente non volevano avere un concorrente, che se gli Stati Uniti erano più soft e avevano un imperialismo economico, ma avevano diverse basi militari sistemate anche nel Pacifico, e quindi il Giappone era visto come un avversario. Altri avversari aveva lo stesso Giappone, aveva avuto l'impero zarista, all'inizio del secolo c'era stata una guerra tra il Giappone e la Russia, degli zar, e il Giappone aveva vinto, quindi si era corroborato, aveva questa grande protezione. Per di più si era alleato con le dittature fasciste che erano in Europa. Anche se strettamente c'era l'imperatore che non era un dittatore ma era come dire una divinità, si somigliavano il Giappone con la Germania nazista e con l'Italia fascista. C'è stato poi un patto successivo a quello che legava Roma con Berlino, e alla fine c'è stato anche un patto con il Giappone stesso, quindi la famosa triplice, ecco, il tripartito, ecco, si chiamava così, il tripartito. Quindi quando l'Europa entra in guerra, c'è la guerra in Europa, sappiamo, la Germania invade la Polonia, entrano in guerra la Francia e l'Inghilterra che erano garanti della Polonia,
e quindi man mano si aggiungono altre nazioni, l'Italia entra praticamente quasi un anno dopo, il 10 giugno, quando ormai è chiaro il crollo della Francia, insomma ci sono tutte queste. Allora è venuto il turno anche del Giappone, perché si sono fatti un po' i calcoli della serva. Hitler è una persona vincente, noi facciamo parte di questa elite di persone, di entità sistemate in un'alleanza che è di convenienza, e quindi conviene chiudere finalmente, diciamo, i conti con gli Stati Uniti. L'aggressione, peraltro gli Stati Uniti non fornivano più di petrolio, non fornivano più di quanto secondo gli accordi commerciali che c'erano stati in precedenza, quindi il Giappone si trovava nella necessità quasi di fare questa guerra, di potersi approvvigionare per poter conquistare territori dove ci fosse una ricchezza di minerali tali che gli potevano consentire di continuare. Cosa succede? Tutti noi ricordiamo l'attacco a Pearl Harbor, anche su questo c'è stata una leggenda metropolitana che sembra che gli Stati Uniti, che erano a conoscenza di questo attacco, abbiano fatto niente per evitarlo, per poter entrare in guerra. Infatti non c'era nessuna porta aerea, stranamente. Poi non c'era nessuna porta aerea, quindi ci sarebbero degli indizi, come dire, per suffragare, ma questa sempre capita così, perché noi ci troviamo, come ricordate, anche nelle torri gemelle dell'11 settembre c'è chi dice che gli americani sono stati sotto sotto quelli lì, e la morte dell'onorevole Moro è stata favorita dalla CIA, e ci sono un sacco di visioni sugli avvenimenti che sono diverse, no? Magari noi diciamo la realtà è un'altra, poi ci sono altri che dicono in maniera contraria. Allora, l'attacco a Pearl Harbor è stato un attacco importante comunque, perché ha dovuto fare la bellezza, perché era 8.000 km distante le Hawaii, perché Pearl Harbor era una base, la migliore base che aveva nel Pacifico gli Stati Uniti, Pearl Harbor delle Hawaii, e 8.000 km per andare negli Stati Uniti. Quindi voi immaginate questo tragitto di 16.000 km, come era largo in quella zona, il Pacifico, a metà c'erano queste Hawaii. Quindi il Giappone, in gran segreto, porta queste portaerei nella vicinanza, non viene controllato, non viene visto da nessun radar, anzi veramente viene visto, c'è un soldato che lo dice, ho visto un sacco di quando si stanno avvicinando gli aerei, quando già sono decollati gli aerei e così via, e l'ufficiale di servizio dice dimentica, però non, perché è talmente sicuro che non c'era. L'ammiraglio comandante della base sta andando a giocare a golf, immaginate quella giornata, quindi anche questo, e quindi arriva improvviso questo attacco. La guerra incomincia in questa maniera, le corazzate, la maggioranza sono affondate, caso della vita si salva un incrociatore che poi verrà acquistato dall'Argentina e si chiamerà ammiraglio Belgrano. Questo incrociatore finirà affondato dagli inglesi nella guerra delle Falkland nel 1982. Nell'82 ci abbiamo la guerra tra l'Argentina e la Gran Bretagna, nessuno lo ricorda che c'è stata questa guerra, va bene, no, nessuno lo ricorda, e l'incrociatore più importante era reduce della Marina Militare Argentina, era reduce acquistato come ferro vecchio dagli Stati Uniti, e viene affondato dal 41, dall'8 dicembre del 41, non viene affondato l'8 dicembre, è nell'82. Tanto per darci l'idea. E incomincia questa, la dichiarazione di guerra non è stata fatta per tempo, perché chi doveva debuttare ci ha messo troppo tempo, quindi già si sono apparsi pelloni oltremodo, perché come dire hanno attaccato prima e poi hanno fatto la dichiarazione di guerra, quando invece loro avevano predisposto perché ci fosse contestualità tra i due avvenimenti. Allora, la flotta del Pacifico degli Stati Uniti viene quasi annullata a salvo i portaerei, e mano a mano incomincia questa invasione giapponese di tutti gli arcipelaghi, quelli che erano di competenza delle Indie olandesi,
quelli che erano del Portogallo, c'erano, quindi tutte la Francia, quindi entra in guerra sostanzialmente contro tutte queste nazioni europee che già facevano parte del cartello, che combattevano contro Hitler e Mussolini in Europa. Quindi le stesse nazioni. Noi dopo un po' pigliamo guerra agli Stati Uniti, perché poi si allarga questo discorso, ma Luigi Bazzini, senior, dice a un gerarcao, ma scusi, ma il Duce l'ha guardato l'elenco telefonico di Mondorca? Ecco, perché solo l'elenco telefonico, così in modo che quella aveva l'idea della potenza degli Stati Uniti solo, come dire, guardando un elenco telefonico, ecco, per dire. Anche questo è stato un errore. Sinceramente, se si poteva evitare di entrare in guerra contro gli Stati Uniti, era tanto di guadagnato, perché gli si è dato l'aggio poi alla fine, esigendo di venire anche contro di noi. Quindi c'è stata tutta questa situazione a catena, a catena. Giappone poi, quando la potenza degli Stati Uniti mostra il suo vero volto, le situazioni cominciano. Dopo quasi un annetto di guerra, siamo il 7 dicembre del 41, l'anno successivo, va bene, incominciano il rimonta degli Stati Uniti e incominciano con la battaglia delle Midway, perché fino allora l'avevano buscata, con una concatenazione di eventi favorevoli. Le battaglie sono tutte aeronavali, non ci sono battaglie terrestri praticamente, no? Perché sono, diciamo, sono l'invasione delle isole, che hanno fatto prigionere le guarnizioni di queste isole, ma la parte più importante sono le battaglie aeronavali, perché si devono, le flotte si fronteggiano in questo mare, così, in questo arcipelago. Allora, le portaerei giapponesi vengono affondate perché si trovano in un momento di minoranza, perché gli aerei stanno per uscire dagli hangar, insomma c'è una situazione di debolezza, per cui gli Stati Uniti ottengono una vittoria strepitosa e con quello è l'inizio, mano a mano, poi mettono in mare navi a non finire, fabbricano 20-25 corazzate gli Stati Uniti. Se voi vedete l'elenco degli aiuti che hanno dato all'Unione Sovietica, il materiale bellico, il no, guardate, c'è da, ma si parla di milioni e milioni di tonnellate di roba. Cioè, gli Stati Uniti è un pozzo senza fondo, perché quando si è messo in moto l'industria bellica, si è cambiato da che era civile a che diventava bellica, e allora non ce n'è stato per nessuno, non c'è stato per niente, non c'è stata la possibilità niente, perché a leggere solo gli aiuti che sono stati dati all'Unione Sovietica, che era alleata degli Stati Uniti, come ben sappiamo, ecco, possiamo dire che molta parte del successo che hanno avuto contro i tedeschi è dovuto in mezzo ai militari che sono arrivati dai porti del Pacifico, che è porti del nord, ecco, dai porti della parte orientale dell'Unione Sovietica, perché da lì sono spaccati tutti questi mesi. Il Giappone non ha grandi risorse, quindi più lunga è la guerra, peggio è, però c'ha la perficacia e, diciamo, il convincimento di essere del giusto. Tant'è che verso la fine si verificano per prima quelle forme di offesa a suicidio, i famosi kamikaze, no? Quindi c'è tutta una filosofia dietro questa scelta che fanno questi ragazzi di ventenni, che salgono su un aereo che ha solo il carburante per l'andata e non ce l'ha per il ritorno, e quando a finire cariche di bomba. Questo fatto fa suonare, diciamo, ulteriori campanelle di allarme agli Stati Uniti, e soprattutto la conquista della prima isola giapponese che fanno gli Stati Uniti, ormai in rimonta, ormai stanno conducendo la loro battaglia, l'isola di Okinawa. L'isola di Okinawa costa un sacco di morti, per cui gli Stati Uniti decidono per quello che ormai era pronto. Nei deserti del Nuovo Messico si sperimenta. Nel deserto del Nuovo Messico si sperimentano le bombe al plutonio, le bombe all'uranio, e gli scienziati dicono che oramai due o tre sono pronte.
Il presidente del Servizio è morto nel frattempo, Roosevelt è morto, era malato, molto malato, era paralitico praticamente da prima, da molto prima, e poi ha avuto una vita non molto lunga, insomma, è morto. Successivamente viene Truman al suo posto. Il presidente Truman prende la decisione di lanciare la bomba secondo una logica che è questa: se conquistare l'isola di Okinawa, a noi ci sono, abbiamo perso 30.000 uomini, 35, non so quanto, numeri per un'isola piccola, e man mano con la capacità dei giapponesi, quanto sarebbe costato continuare al rosario, uno dopo l'altro, un granel dopo l'altro, andare fino in fondo? E allora decidono per questo. Lo stanzio del pomodoro viene fatto in modo silente, ovviamente, vengono scelti più obiettivi e in base alla conformità delle questioni meteorologiche, e la prima tocca a Hiroshima. Perché proprio Hiroshima? Perché non ha prigionieri, campi di prigionieri americani, filippini, francesi, olandesi, eccetera, nelle vicinanze. Quindi è una città non bombardata prima, perché si scelgono posti che non sono stati bombardati prima, per vedere effettivamente il danno che producono, quindi che non hanno avuto eventi bellici. Sono due aerei che partono, uno fa la velocipetta sostanzialmente, e poi questo fa il motore di 29 che porta questa Enola Gay, si chiama l'aereo, e questa bomba, questo nomignolo, viene lanciata e esplode a 500-600 metri d'altezza. Le bombe atomiche non toccano il suolo, esplodono in aria, va bene? Quindi loro calcolano esattamente l'altezza dell'aereo che viene lanciata, in modo che viene, c'è una scoletta, c'è un meccanismo tale per cui esplode a quella. L'esplosione dà i risultati che sappiamo, 100.000 morti abbiamo detto prima, ma anche questi sono numeri che poi bisogna vedere, perché quello che è morto una settimana dopo, lo possiamo mettere che era morto praticamente la settimana prima, insomma, no? Quindi numeri enormi, si verifica proprio la scomparsa di interi quartieri, interi isolati, tutto, c'è un deserto, con qualche rudere. Questo rudere, che era come dire una cupola di cemento armato, che chissà perché è rimasta per metà, è rimasta come monito, come monumento mondiale, quello lì è. Quindi dove esplosa la bomba, vicino proprio alla parte del fulcro dove esplosa la bomba, dove esiste questo monumento tutt'oggi, che è lasciato così, per come è. Poi si verifica, succede le cose, come se la gente scompare letteralmente, e rimangono come dei negativi di fotografie, su un muro rimane una macchia scura dove prima c'era una persona, e alcune cose strane, un pezzo di legno viene incenerito da una parte e dall'altra è integro. Cioè c'è un po', come dire, cose da studiare anche su questo, per la prima volta, poi pensate voi, provato su una città, no? Perché le prove fino allora erano fatte qualche animale, costruzioni realizzate a posto, oppure vecchi paesi abbandonati, insomma, però ecco, l'idea è questa. Chi è testimone di questo esplodo? Abbiamo parlato prima dei gesuiti. Padre Arrupe, quello che diventerà il Papa Nero, diciamo, quello dei gesuiti, no? È il maggiore, ecco, comanderà tutta la compagnia di Gesù, era presente a Hiroshima. E lui c'ha un diario, no? Che lui abitava un po' in collina, la casa dove c'era, era un istituto lui, c'erano delle monache, c'erano delle ragazze, perché il Giappone era sufficientemente cattolico, ecco, per dirvi, e la città sia di Hiroshima che Nagasaki avevano diverse chiese anche cattoliche, tanti, tanti praticanti di questa religione. Quindi ecco il motivo per cui c'era anche lì. Insomma, vede quello che vedono tutti, la scomparsa praticamente, e quindi è un testimone oculare. C'è anche un ingegnere,
che viene atomizzato anche lui, perché poi si parla di atomizzazione, e pensate poi si trasferirà questo a Nagasaki e verrà atomizzato una seconda volta la bomba di Nagasaki, cioè c'è una persona che è sopravvissuta alle due bombe che era un ingegnere. Ecco. Immaginate voi, insomma, anche questo è successo. Allora, quindi la questione è questa: cosa succede? L'imperatore prende l'occasione di dire ci dobbiamo arrendere, che ha capito di fronte a questo fatto, perché lui è sempre stato contrario alla guerra, era una persona che non vedeva bene questa guerra contro gli Stati Uniti, e va detto la verità. Litigano un po' tutti, e c'è un consiglio di guerra spezzato. Chi vuole, come dire, vedere ci possiamo arrendere, chiediamo una pace separata purché l'imperatore rimanga, però purché non vengano nel nostro suolo gli americani, e c'è tutte queste. Tempo che si decidono, continuano a litigare, arriva la seconda, il 9 di agosto, dal 6 al 9 la seconda bomba. Quindi a questo punto la seconda bomba è un po' più fortunata la gente, perché sbagliano e l'epicentro della bomba non è nel mezzo della città, ma c'è una collina, quindi cade al di là di una collina che salva parte, ecco, molta gente, parte della città. E però con la seconda bomba il Giappone, le date sono queste: il 9 esplode, il 15 si firma la resa del Giappone incondizionata. La resa viene fatta sulla corazzata Missouri, che è una calzata degli Stati Uniti, una nave, presente tutti i rappresentanti dei popoli aggrediti dal Giappone, e viene salvata la figura del, questo è loro, ci tenevano l'imperatore, e l'America accetta nei fatti, anche se non l'aveva sottoscritto, che l'imperatore può restare. È stata costretta, sapeva che ci sarebbe stata la ribellione. MacArthur, che era diventato il proconsole degli Stati Uniti lì, dice va bene, lo possiamo lasciare, lo possiamo lasciare. E noi cosa possiamo dire? Che a fronte del fatto, il discorso è un po' lungo, a fronte del fatto che gli Stati Uniti buttano la bomba atomica, un'arma che non ha nessuno, viene detta anche come un deterrente verso l'Unione Sovietica, che l'Unione Sovietica, ubbidendo ad un accordo precedente, ha dichiarato guerra nei due giorni precedenti alla fine anche al Giappone. Cominciato il padre, poi dicono la pugnalata alla schiena dell'Italia, alla Francia del 40, poi c'è altro che pugnalata, l'Unione Sovietica che attacca il Giappone morente, atomizzato addirittura, immaginate un po' poi. Ma comunque, e allora io credo che la scelta ultima della bomba atomica fosse questa, di essere un deterrente nei confronti di Stalin, perché si sapeva che Stalin avrebbe preso parte dell'Europa, si sarebbe allargato di molto, il comunismo avrebbe avuto ossigeno per la conclusione di una guerra vittoriosa per loro, però era sempre il comunismo quello che loro vedevano male prima della guerra, quindi non si erano dimenticati l'alleanza che facevano gli americani, i francesi con Stalin, erano alleanze, come dire, a termine magari, no? Abbiamo un nemico in comune, vediamo di farlo fuori, ma sì, tanto poi aveva anche un peccato originale l'Unione Sovietica, aveva fatto l'accordo Molotov-Ribbentrop per spartirsi la Polonia, questo non era stato genio agli americani e agli altri, voi immaginate aggredire da est e da ovest una nazione che era nata, rinata con il trattato di Versailles della fine della prima guerra mondiale. Quindi c'è stato tutto un lavorio, e io ritengo sinceramente che il motivo ultimo è stato proprio questo. Poi come sono finite la parte medica si muore ancora, se vogliamo, di radiazione presa nel 45, ancora oggi. Quando è finito il tempo in un altro senso. Quindi
Quindi questo è poi l'enorme costo in vite umane e economico di dover conquistare a pezzi il Giappone. Ricordiamoci ancora una cosa che era determinato in Giappone. Vi ricordate che c'è gente che sta provando a raggiungere 30 anni dopo che è all'estero? Ecco, se ci sono questi cervelli, e questo loro lo sapevano che erano così, come volete che dovevano agire gli americani? Ecco, avevano assaggiato perlomeno, preferivano suicidarsi tutti anziché darsi un cerchiere. I giapponesi preferivano. A Okinawa l'avevano visto, insieme ai civili, si sono buttati dalle rupi a morire, si danno fuoco e si buttano. E gli americani urlavano, no, noi non vi facciamo del male, no? Se vi siete arresi. Ecco, quindi quello che era successo prima aveva indotto, io sono di questo avviso, che tutto sommato, forse sta più male di noi. Grazie. C'era già Daniele che voleva dire qualcosa, mi pare. Sì. Campanella, guarda che hai visto Daniele? E l'Alberto Caffarelli che è la Campanella. Ho mangiato un sacco di. Intanto saluto i presenti e ringrazio l'ambasciata del Giappone per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra associazione e di questo percorso che stiamo appunto effettuando da qualche anno. Il primo qualche anno addietro con il convegno Akira Kurosawa al mondo di Samurai, oggi parliamo di un altro aspetto sicuramente triste rispetto al primo, di questo massacro che avvenne 70 anni addietro, e dove non vennero rispettati gli accordi dell'AIA, dove appunto in un determinato articolo era riportato chiaramente che non bisognava assolutamente bombardare le città e soprattutto le popolazioni civili. C'è anche da ricordare che nel 1908 gli Stati Uniti firmarono proprio quel concordato che poi con i due attacchi dell'agosto del 1945 andarono a distruggere appunto quegli intenti e soprattutto a polverizzare centinaia di migliaia di popolazioni inermi. C'è anche a dire che dopo 70 anni ancora Bologna di Dresda. Sì, già perciò anche Bologna di Dresda. E c'è anche da dire che a distanza di 70 anni molte persone reduci di quel disastro, di quei due disastri, portano con sé non soltanto il ricordo ma anche il ricordo fisico, con deturpazioni in varie parti del corpo, malformazioni e quant'altro. Io avrei dovuto fare una carrellata una breve rassegna stampa dei giornali del tempo e le ultime due immagini, anzi le ultime tre immagini erano anche abbastanza significative e anche crudeli. Una di un giornale americano che diceva per l'Arbor con i fatti di Hiroshima e Nagasaki è vendicata, però il rapporto di vite umane sicuramente non ha... è abbastanza squilibrato. L'altro invece è una signora che con molta gioia, secondo la sua insomma, visione dei fatti, svolazzava un manifesto con la scritta Victory, Vittoria, e poi concludeva la mia sequenza di immagini, si concludeva appunto con l'attuale, cioè vedere appunto questi resti di persone che sopravvivono però deturpati appunto come dicevo prima in molte parti del corpo. Quindi il perché e il significato di questa conferenza di oggi è sicuramente il no al nucleare, il no a ripercorrere questi fatti sicuramente negativi di questi massacri, di questi olocausti, e tra l'altro c'è da dire che l'attuale premier giapponese ma anche il sindaco Hiroshima e di Nagasaki, dove tra qualche anno si svolgerà il prossimo G7, si stanno dando da fare appunto per coinvolgere sia le nazioni che detengono le armi nucleari, ma anche le altre ad effettuare questo percorso comune rivolto alla pace. Io vi ringrazio, adesso do la parola. Sì.
Passiamo a Tonino De Pace che parlerà come esperto di cinema, non potrà che parlare di cinema. Ma il cui nome è detto in un programma. Assolutamente. De Pace è un movimento della Romagna. De Pace è un movimento di Armonia. Cinema giapponese o cinema in genere? Il cinema giapponese. Io proprio a proposito di questa, di queste due interventi dell'occasione, ovviamente, come dire, prima di entrare brevemente, fare una carrellata veloce su quello che è stato il racconto dell'olocausto atomico attraverso il cinema giapponese, mi dispiace qui ricordare che quella di Hiroshima e Nagasaki è solo una delle tragedie che come dire, l'umanità ha vissuto in questi anni, perché in questi anni, tenendo conto del Novecento e guardando alla storia, ricordiamo ovviamente l'olocausto degli ebrei, ma ricordiamo anche l'olocausto degli armeni e dei curdi che sono stati massacrati, ricordiamo i Tutsi in Ruanda, storia che ricordiamo noi, avevamo 30 anni quando la popolazione Tutsi veniva massacrata in Ruanda con l'assoluta indifferenza della comunità internazionale. Ricordiamo le pulizie etniche a pochi chilometri di distanza da noi che si sono perpetrate in Bosnia e Erzegovina, che hanno massacrato intere popolazioni. Allora, come dire, sembra che l'uomo, nonostante la storia, che abbiamo un illustre storico, non abbia imparato nulla e continui, per cui tutto questo gran parlare, tutto questo gran accumularsi di volumi, di immagini, di opinioni e di manifestazioni da tutte le parti e in tutte le parti del mondo, sembra che non abbia alcun senso. Il Giappone, ci ricordiamo e lo ricorderemo brevemente durante, è reduce da una tragedia nucleare di qualche anno fa, è un nucleare civile, però è un nucleare. E allora il cinema che cosa fa? Il cinema ha messo sempre in scena la storia e il cinema giapponese, che vive il peccato, quasi viene da dire, l'hanno detto le persone che mi hanno preceduto, il peccato di delle violenze perpetrate durante la guerra, ha, come dire, in qualche modo rielaborato questo proprio lutto personale sia attraverso il cinema ma anche attraverso la letteratura, il cinema che conosciamo noi, ma attraverso quella disciplina particolare del cinema che è il manga, il fumetto giapponese, tipicamente giapponese. La cultura giapponese, che tende a inscatolare le varie parti delle discipline artistiche, ha creato proprio un nome che io proverò a ripetere, che è Genbaku Bungaku, che è proprio la letteratura sulla bomba atomica. Uno dei primi film che possiamo ricordare sulla questione atomica è un film che in Italia non è mai praticamente arrivato. Si chiama Le campane di Nagasaki, il regista è Tomotaka Tasaka, un prodotto a bassissimo costo e ricorda la storia, Alberto parlava prima del Giappone cattolico, la storia di Paolo Nagai. Paolo Nagai era un medico giapponese sposato a una donna cattolica che morì di leucemia perché praticava la pratica dei raggi X, che insomma negli anni della bomba atomica erano già in qualche modo diffusi. Il giorno della bomba su Nagasaki lui perse la moglie, e il film racconta questa figura che in Giappone viene ricordata. Il film non è particolarmente importante da ricordare, proprio se non per questa figura isolata di questo medico, cattolico. Più importante invece il film del 50, un film del 53 di Kaneko Shindo,
che è un autore discretamente importante nel cinema giapponese, perché lui fu assistente di un grandissimo regista giapponese, Mitsuo Chikeni, e lui realizzò I figli della bomba atomica, Kaneto Shindo, che è la storia di una maestra di Hiroshima che torna nella sua città natale dopo la bomba. Il film, nonostante questa storia potrebbe sembrare una storia personale, ha invece un aspetto corale e guarda soprattutto al futuro negato dei bambini, cioè la storia della maestra guarda al futuro negato dei suoi bambini. Il film non piacque, Shindo ebbe molti problemi per riuscire a finire il film, ma il film fu finito e fu proiettato simbolicamente il 6 agosto 1952 e l'anno successivo venne selezionato per il Festival di Cannes. Arriviamo ora a un nome imprescindibile per il cinema giapponese, che è il maestro Akira Kurosawa. Akira Kurosawa nel 1955 realizza un film che praticamente non ebbe anche questa alcuna fortuna, perché poi l'Occidente in qualche modo detta la legge nella distribuzione cinematografica. Il film si chiamava Testimonianza di un essere umano, lo troverete anche come titolo Testimonianza di un essere vivente. Viene considerato un film minore di Kurosawa, ma anche questo nel 1956 venne selezionato per il Festival di Cannes. Diciamo che è un film con dei tratti, come dire, molto introspettivi, e praticamente è la storia di una famiglia all'ombra della tragedia atomica, in cui c'è un personaggio che diventa pazzo e vuole fuggire nell'America Latina. Diciamo che l'importanza del film, la parte interessante del film è proprio quello di riuscire a mettere in scena il dramma familiare con alcuni concetti assolutamente universali, come quello di autorità e ribellione, valore dell'amore e dei beni materiali, egoismo e interesse collettivo. E questo è solo grazie alla grande sensibilità artistica del regista, che appunto era Akira Kurosawa, e tra l'altro ha realizzato decine di film, pur essendo quasi sconosciuto ai più. Nel 1965 esce un libro che si intitola La pioggia nera. La pioggia nera è scritto da uno scrittore che si chiama Ibuse Masui, che è un uomo di Hiroshima, un Ibakusha, come si dice, un sopravvissuto alla bomba atomica. Il libro è stato edito in Italia nel 1993 da Marsilio ed è basato proprio sulle testimonianze dei sopravvissuti di Hiroshima. Il libro dà la possibilità a Shohei Imamura, un altro nome importantissimo nella cinematografia giapponese, di girare appunto un film Pioggia Nera. Tra l'altro in quell'anno, quando uscì Pioggia Nera, che è un film, se non sbaglio, del 1984, uscì anche un altro film con lo stesso titolo di Ridley Scott, ma non c'entra nulla, sono due titoli, forse dell'89. Pioggia Nera è un film che racconta tra immagini e musica i drammatici, tragici, non si sa come aggettivarli, eventi del 6 agosto 1945. Racconta questa storia attraverso la vita semplice dei personaggi. In Italia questo film è passato, ma è passato in una notturna trasmissione televisiva che molti di voi avranno sentito parlare, ma purtroppo di cui molti hanno sentito parlare, ma non esiste una distribuzione, come si dice, non video, né in, come si diceva, in videocassetta, né in DVD. Questo film praticamente è un film dimenticato, nonostante si tratti di un film di tutto sommato di pochi anni fa. Nel 2003 vogliamo ricordare un manga, appunto un fumetto giapponese, che ricorda proprio la tragedia di Hiroshima. Hiroshima nel paese dei fiori di ciliegio si chiama. Il regista non dirà molto quasi a nessuno, si chiama Fumio Kono,
e racconta di una ragazzina che 10 anni dopo l'esplosione di questa della bomba, nonostante la sua vita sembri assolutamente normale, lei si innamora, svolge la sua vita di studentessa, svolge la sua vita normale, riaffiora di tanto in tanto il dramma di quella tragedia, e il dramma di quella tragedia la porterà al suicidio. Siamo quasi ai giorni nostri, con un film che si chiama Fires on the Plain. Fires on the Plain è di Tsuga Motoshinia, è un film che tra l'altro è stato presentato al Festival di Venezia nel 2013, se non sbaglio, il regista qui, in qualche modo racconta il dramma dei soldati giapponesi che nei giorni della bomba atomica, lontani nelle Filippine, pensavano alle loro famiglie, al dramma delle famiglie appunto nelle due città bombardate dagli americani con l'atomica. È giusto ricordare un documentario, un non fiction del 2011 che si chiama Nuclear Nation, che racconta appunto di una città. Nuclear Nation non è un film su Hiroshima, ma è un film su quella tragedia altrettanto grande che ha colpito il Giappone, che è appunto del nucleare civile. Racconta di una città che si chiamava Futaba, cittadina a 3 km da Fukushima, dove è stato l'incidente nucleare drammatico, e anche qui il regista guarda le vite di queste persone private totalmente della loro vita, anche perché questa città di Futaba era stata, aveva avuto delle agevolazioni fiscali proprio perché era vicina al reattore nucleare, ed era una città dove c'erano attive coltivazioni, chissà come poi queste coltivazioni che frutti davano, però era una città dove si praticava un'agricoltura molto intensiva. La città oggi non esiste più. Il sindaco, che era uno dei grandi fautori del nucleare, oggi lotta contro il nucleare civile. Lo abbiamo fatto passare dalla nostra parte. Nel 2014 Okamoto Kihachi realizza un remake di un film di Harada Masato. Il film si chiama Japan Longest Day e racconta proprio quello che accennava Alberto, cioè racconta la resa del Giappone, e soprattutto racconta il discorso di Hirohito alla radio. Hirohito, quest'uomo tra divinità e umanità, lo shintoismo è questo. Io vi segnalo, giusto per i più appassionati, i più interessati, un film monumentale di Alexander Sokurov, grandissimo regista russo, che nel 2003, credo, ha girato questo ultimo film di una trilogia sul potere, che guardava a Hitler, a Lenin e a Hirohito. Il film si chiama Sole ed è appunto in qualche modo racconta il punto di svolta antropologico che il Giappone visse nel momento in cui Hirohito alla radio fece il suo discorso di resa incondizionata all'Occidente in qualche modo. Lì cadde il gioco atomico, il gioco imperiale del Giappone in qualche modo, e l'atomica lì aveva veramente fatto la sua parte. Chiudiamo con una divertente carrellata su un tipo di cinema tutto cinese, tutto giapponese, tutto fantastico, che guarda trasversalmente al problema dell'atomica. Tutti avrete sentito parlare di Godzilla, il mostro che si risveglia a causa dei raggi X dell'atomica. Nel 1954 il regista Inoshiro Honda, aiutato da alcuni suoi collaboratori, realizza il celebre Godzilla, il primo Godzilla.
che è un'invenzione, come dire, molto interessante, che poi avrebbe avuto un seguito. Godzilla, come dire, in qualche modo è il mostro che si risveglia appunto a causa dell'atomica e incarna la paura della bomba atomica, le paure antiche di qualcosa che si risveglia da sotto il mare. Bisogna dire che anche negli anni 50, il film è del 54, ancora i giapponesi erano molto sensibili sui temi dell'atomica. Il nome Godzilla è una strana commistione tra Gojira, il come si chiamava in giapponese, e la parola gorilla in americano. E tra l'altro questo il suo nome Gojira, non so come si dice esattamente, era il soprannome che veniva dato a un tecnico piuttosto robusto che appunto girava tra gli stabilimenti della casa di produzione dove si realizzò Godzilla. Il primo però, quello girato nel livido bianco e nero del 1954, non è affatto un film per bambini o un film per ragazzi, è un film fantastico per adulti che ha un tono molto drammatico rispetto ai 21 sequel successivi che furono fatti, in tutto ci sono 22 film su Godzilla, che invece poi, come dire, fecero scadere la cosa in un serial per ragazzi dove c'erano combattimenti tra mostri anche fatti abbastanza alla buona. Lì Godzilla perde, come dire, la sua efficacia di metafora della paura della bomba e diventa solo un mostro tra i tanti che ha popolato le nostre sale cinematografiche. Per pura curiosità, nel 1998 un regista che si chiama Roland Emmerich, americano, realizza un rifacimento di Godzilla che nulla ha a che vedere con il cinema giapponese. Grazie a Tadino De Pacico, che sempre è esauriente quando parla di cinema, noi l'abbiamo ospitato spesso, e anche per la sicurezza con cui ha pronunciato i termini giapponesi, ma proprio sembra a volte. Io ho imparato, l'avevo imparato. Complimenti, proprio non ti sei fermato di fronte a un termine, basta. Ora le conclusioni toccheranno a Tadino Aloy. Sì, cosa volete che vi dica? Che tutto quello che ho ascoltato, per la verità, è stato un preziosissimo contributo a che io cerchi di essere sintetico, spero di essere. Sono stato in Giappone 10 anni fa e andavo alla ricerca del padiglione d'oro di Mishima. Mishima è il Dante del Giappone, è colui che un giorno si presenta al Ministero della Guerra o dell'esercito giapponese e assieme ai suoi fa un discorso sul Giappone dei samurai, fa un discorso sul Giappone che aveva radici profonde nella storia dell'Oriente e incomincia, siccome il Giappone non c'è più, a fare karate. E tutti, a cominciare da Mishima, incominciano a farsi fuori, vengono fermati. Perché sono voluto partire da questo elemento? È l'elemento culturale per me del Giappone. Ed è legato strettamente al discorso, indubbiamente, della bomba atomica, al discorso di una politica. È stato bravo Alberto Caffarelli per i passaggi storici importanti che segnano non certamente un'America al di là delle leggende metropolitane su Pearl Harbor, quel film erano già informati abbondantemente perché non c'era stranamente una porta aerea a Pearl Harbor, tutte vecchie navi corazzate eccetera che non sapevano a niente, hanno sacrificato, diceva il regista, 2000 persone per avere la giustificazione morale dell'interventiva. L'America ha una morale quacca. Questa è alla base, va cercando dappertutto la giustificazione morale. Così l'America interviene.
D'altronde non bisogna scordare che l'America nel 1850 manda le cannoniere ad aprire i porti del Giappone. Il Giappone si era chiuso al commercio. Le cannoniere americane sono andate e hanno aperto i porti del Giappone perché ovviamente si commerciasse con gli Stati Uniti d'America. Un episodio storico, da nulla. Ma io voglio dirvi una cosa, Roosevelt fa una campagna elettorale nella quale dice che nessun giovane americano avrebbe varcato l'Atlantico per combattere una guerra che non gli apparteneva. Questa era la formula di Roosevelt, che in effetti servì a portare Roosevelt al risultato. Però io voglio ricordare una cosa importante, che ancora non era entrata l'America in guerra, Pearl Harbor non c'era, e attraverso il porto di Arcangelo, il Polo Nord, forniva l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti d'America mandavano elementi per dare alla Russia, questo è importante, attraverso il porto di Arcangelo, il Polo Nord, no? E ricevevano aiuti russi proprio senza che l'America ancora fosse in guerra, entrata in guerra, senza che non ci fosse stato Pearl Harbor. Perché dico questo? Perché certamente la vicenda della Seconda Guerra Mondiale che per me ha un'origine, e l'origine è il Trattato di Versailles. Lo storico il Taylor sostiene questa tesi, che se non si fosse adottato uno dei motivi, quel trattamento feroce nei confronti della Germania, il Trattato di Versailles, e non fosse sorto l'esprit de revanche da parte dei tedeschi, forse la situazione sarebbe tedesco o storico inglese. Perché dico questo? Ebbene ha fatto Caffarelli, e ti ringrazio, ma nessuno ricorda che è vero che il primo settembre i tedeschi attaccano la Polonia, ma da settembre se la dividono con i russi. E nessuno ricorda la vicenda dell'accordo Molotov-Ribbentrop, faceva bene Alberto, quando a seguito di questa operazione le repubbliche baltiche, la Germania le cedette alla Russia. Questi sono episodi, nessuno ricorda la vicenda della Finlandia quando i russi attaccano i finlandesi, e ancora non c'era un discorso, e il generale Mannerheim si difese in maniera strepitosa e vennero bloccati. Perché dico queste cose? Perché la storia ha bisogno anche ogni tanto di essere vista dall'altra parte, perché se sempre i vinti a un certo punto scrivono la storia, siamo rovinati qua, perché indubbiamente queste operazioni, e sono operazioni in nome di che cosa? Mercati del Pacifico da una parte, mercato occidentale dall'altra, Stati Uniti d'America, non è che intervengano, scusatemi, secondo me, perché c'è stato Pearl Harbor, è stato fatto gravissimo, la giustificazione morale, la vicenda della morale quacchera che sempre viene fuori, è chiaro, però il problema era che da questa parte il mercato occidentale era chiuso dalla Germania, dall'altra parte veniva chiuso dal Giappone. Anche l'episodio che è stato citato è dell'accordo russo-giapponese che il 9 agosto, stranamente, proprio quando c'è la seconda bomba su Hiroshima e su Nagasaki, a un certo punto si denuncia questo accordo e la Russia si appropria delle isole sacre, di tutta una serie di situazioni. Perché dico questo? Perché la storia della bomba atomica va seguita, e io sono di un certo avviso. Intanto tre erano i centri dove si lavorava per la bomba atomica: la facoltà di fisica di via Panisperna a Roma, dove c'erano gli Amaldi, dove c'erano i dove c'era Majorana, qualcosa dovremmo dire anche su Majorana, che è stato fatto fuori Majorana, altro che l'abbiamo trovato a Serra San Bruno, in Germania c'era la scuola di Gottinga dove si lavorava. E quando uno scienziato come Rann, che vide, assistette alla scissione dell'acqua attraverso il nucleo, dice, pronunciò la frase: che Dio salvi l'umanità, quando si è reso conto, eccetera.
In America ovviamente c'era Fermi, quelle infami leggi razziste, infami o richiamo, hanno consentito che parecchi scienziati a un certo punto venissero a prendere le distanze dalle potenze dell'asse. Fermi però non era ebreo, era la moglie di Fermi che era ebreo. Ma c'è qualcosa di importante, che quando il 17 luglio 45 arriva a Truman un dispaccio da parte del deserto del Nuovo Messico, e il dispaccio era così formulato: bimbi nati in modo soddisfacente. Era la notizia che la bomba atomica già era pronta. Lui comunica a Stalin questa notizia. Stalin non si è forse reso ancora conto del significato catastrofico della bomba, e lì comincia il discorso. Einstein, c'è la posizione che ho ricordato a onore di Einstein, disse: bisogna evitare di, era contrario al lancio della bomba atomica sul Giappone. Einstein dice: facciamo un esperimento, la gettiamo in un deserto, mandiamo dei messaggi al Giappone, poi se dobbiamo un po' fare questa operazione, dobbiamo farlo di concerto con l'ONU. Già c'era l'ONU, questa era l'operazione di Einstein, che aveva capito il dramma che sarebbe venuto fuori da quella bomba atomica. Bomba atomica che è stata qualcosa di micidiale, è stato detto abbondantemente. Ma perché? Perché il Giappone, già c'era un po' la resa del Giappone. Quello che gli americani volevano era la resa incondizionata. Bene, dopo la prima bomba il Giappone aveva dichiarato la propria resa incondizionata. E allora, sono d'accordo con te Alberto, era il messaggio, il nome che si lancia all'Unione Sovietica, che si stava diffondendo per l'Europa, aveva cominciato a conquistare un po' in Europa alcuni stati, aveva cominciato a conquistare mezza Europa. Era questo il motivo, perché gli americani ritenevano di poter dissuadere Stalin, figuratevi se aveva rimorsi di coscienza. Stalin queste cose manco le considerava in nessun modo. E quindi viene fuori la seconda bomba. Io mi sono, quando sono stato in Giappone, ho avuto modo di avere un colloquio con l'ambasciatore stesso, ne parlavo con il giapponese, il quale mi disse: gli americani devono avere la bontà di venire a chiedere scusa a Nagasaki. E infatti solo quest'anno un rappresentante americano si presenta a Nagasaki, perché non erano ben accetti gli americani, eccetera. Non erano ben accetti. Cioè, perché? E si salvò Nagasaki. Sapete, pochi sanno che l'obiettivo non era Nagasaki. L'obiettivo era un'altra città del Giappone. Ma siccome un po' gli aerei si trovarono con problemi anche di rientro di carburante, alla fine dice: ma si imperversava la tempesta in questa città, dice: facciamo che dobbiamo tornare indietro, buttatela la bomba in una città vicina, e viene fuori la storia di Nagasaki. L'altra città si salvò, ecco perché Nagasaki. E quindi ci fu quella fretta che diceva Caffarelli, che non si resero conto, e fu ovviamente per Nagasaki una salvezza in un certo senso, perché non, i guasti non sono stati. Perché dico tutte queste cose? Perché non dobbiamo pensare noi, perché dobbiamo ricordare che l'America, non è che con la bomba atomica, ci fu gli scienziati lì nel deserto del Nuovo Messico, non vi dico che cosa non c'era, che chiusure terribili non c'erano, temevano gli spionaggi. E poi d'altronde ci fu il caso dei coniugi Rosenberg, che furono i due scienziati americani che passarono all'Unione Sovietica un po' i segreti della bomba atomica, e vennero poi giustiziati negli Stati Uniti d'America, eccetera. Ma ricordiamoci anche che l'America con MacArthur voleva buttare la bomba atomica sulla Cina. Poi scordiamo queste cose, matto completo. Ma sei matto? Puoi andare a buttare la bomba atomica perché un popolo di 1,5 miliardi di persone tu lo vuoi? Ma queste sono follie,
perché in America questa componente era importante dal punto di vista, potremmo dire, di ordine politico, militare, eccetera. Io tanti anni fa ho letto, 10 anni fa, un libro, un bellissimo libro, ed è una corrispondenza tra il maggiore americano Claude Hitterlin, quello che lanciò la bomba atomica su Hiroshima, e un filosofo tedesco, Gunther. Ecco, Anders Gunther. È una corrispondenza importante, perché questo Hitler, scusatemi, mi inglese pessimo, a un certo punto entra in crisi profonda e passa, viene ricoverato in parecchi ospedali e viene considerato un eroe, ma appena lui assume certe posizioni, vi assicuro sulla questione, perché lui finisce per avere un senso di colpa, perché gli aviatori americani che hanno lanciato la bomba atomica non sapevano di avere la bomba atomica a bordo, eh? Avevano le istruzioni di volo e dovevano utilizzare il cielo. Ma vi assicuro che c'è questo dialogo tra questo filosofo tedesco e il maggiore americano, che è di una, posso dire, drammatica realtà. Guardate che dice: dal momento in cui Claude, l'americano, vide il terrificante risultato della missione Hiroshima, tutta la sua vita non è consistita in altro che nel vano tentativo di comprendere ciò che egli chiama la sua colpa e di farla capire anche agli altri. Tutti i suoi atti parzialmente insensati e criminali sono il risultato di questa frustrazione, della vanità dei suoi sforzi. Egli ricorse a azioni che sono almeno riconosciute come criminali per dimostrare al suo prossimo che non era innocente come lo giudicava. Finisce: mentre gli uomini in generale sono colpevoli in seguito alle azioni commesse, egli commise questa azione per dimostrare la propria colpevolezza. Questo è il maggiore che lancia la bomba atomica su Hiroshima. Perché dico queste cose? Quali sono le conseguenze, perché il tema è questo, di quel lancio di bomba atomica? Da quel momento in poi il mondo comincia a cambiare, c'è tutta una rivoluzione. C'è tutta una rivoluzione, nel senso che noi vediamo che l'Europa viene divisa, Yalta produce i suoi effetti, il mondo viene, con un taglio netto, viene diviso da una parte, ci sono gli stati che sono un po' sotto l'egemonia sovietica, dall'altra parte c'è la parte nostra, ovviamente legata agli Stati Uniti d'America, cioè dire. È stata la bomba atomica che ha avuto per tanti versi. Io, vedete, dico una cosa che forse può sembrare strana o banale. La prima bomba atomica, mi disse un amico, la prima bomba atomica, scusate, se l'avessero fatta i tedeschi l'avrebbero lanciata, non c'è niente da fare. Sì, ed era pronta. C'è la storia dell'idrogeno pesante che si produceva in Norvegia e che subirono bombardamenti a non finire e quindi impedirono che sì, che la bomba atomica, ma la seconda no, e lo diceva bene Alberto, la seconda no, perché la seconda no. E allora la bomba atomica ha significato per tanti versi un po' lo sconvolgimento di tutto un sistema. Certamente non si può accettare assolutamente il significato che spesso si dà di superpotenza atomica, perché qual è il grosso problema, secondo me? Il problema è che noi ci potremmo trovare di fronte a tutto questo armamentario atomico che è incontrollabile e che uno Stato, ecco, quindi le garanzie, non so fino a che punto, però hanno consentito, purtroppo, come incontrollabile l'Iran, un altro grosso problema che oggi, ecco, però resta un fatto importante per me di ordine morale e storico, cioè dire, noi da un certo punto di vista abbiamo il dovere di ritenere che quella
quella vicenda, la seconda guerra mondiale con quegli sviluppi, perché diceva bene Giovanni quando ricordava alcuni drammi che ci sono stati. Io ricordo sempre Dresda, che è stato 200.000 persone. Dresda era la Firenze della Germania, città bellissima. Io l'ho vista, sono stato rifatta, rimessa a noi. Cioè, dire lì non hanno voluto, mentre andavano a portare soccorsi, arrivavano a 20 anni. Churchill alla Camera disse: abbiamo vendicato Camci. Ecco, famosa, perché a Camci i tedeschi, è stata questa un'espressione di Churchill. Però ecco, bombe atomiche. Speriamo che restino lì, che restino lì, e che dove sono, e che possibilmente non si ricorra all'uso di uno strumento micidiale, che significherebbe che il mondo verrebbe un po' completamente spazzato via. Grazie a tutti. Se qualcuno è curioso di approfondire la figura di Mishima citata dall'onorevole Aretti, lo straordinario, vabbè, a parte i suoi libri, il padiglione d'oro, la maschera, eccetera, quello lo si approfondisce, come dire, in vivo. C'è uno straordinario film di Paul Schrader che si chiama Mishima. C'è proprio un film. Un film che è Paul Schrader. Da 50 anni. Paul Schrader è un regista che è appassionato di cultura giapponese e realizza questo film al confine tra la narrazione dei suoi libri e la sua vita privata. È molto interessante il film. E poi c'è anche un film sulla realizzazione dell'idrogeno pesante in Norvegia. Norvegia con Kirk Douglas. Abbiamo dato dei flash. Va bene, ringraziamo allora tutti i presenti e alla prossima, il 13 ottobre, giornata su Murat, alla posta.